Ciao a tutti, oggi abbiamo lo Zeiss 85 mm con apertura del diaframma 1.4, quindi usciamo dai macro planar come il 50 e il 100 mm che ho recensito ultimamente, che hanno un'apertura a 2. Questo non è un obiettivo macro, è più per ritrattistica, come suggerisce il diaframma. Prestazioni e costruzioni ovviamente eccezionali, però andiamo a vedere insieme come si comporta. La prima cosa che si avverte della costruzione dell'obiettivo è la grandezza e la pesantezza. È veramente pesantuccia, è 1,2 kg circa, mentre le dimensioni potete vedere sono molto molto generose, però in compenso è veramente una lente bellissima, sia dal punto di vista del design sia dal punto di vista della costruzione ottica, perché come potete vedere se guardiamo attraverso l'obiettivo è praticamente un tubo di vetro, veramente veramente bello da vedere. Altre caratteristiche interessanti sono la tropicalizzazione tramite le guarnizioni sia esterne qui sulla baionetta che quelle interne che lo proteggono da polvere e acqua, quindi. Mentre non è stabilizzato ovviamente, è completamente manuale, questa è la versione Canon, quindi non abbiamo la ghiera per diaframmi che troviamo su Nikon. Qui il diaframma è gestito dalla fotocamera, ghiera molto fluida, quella della messa a fuoco veramente è un piacere da girare, molto precisa anche perché è molto lunga. L'unica parte in gomma della lente che altrimenti è completamente in metallo è il grip della ghiera di messa a fuoco, almeno ci aiuta a fare una presa migliore. E infine il diametro del filtro deve essere di 77 mm, quindi è più grande rispetto agli altri obiettivi della serie Milvus. Quindi questa era la parte della costruzione. Andiamo a vedere come si comporta e che prestazioni è in grado di offrire. Come anticipato prima, le prestazioni sono al pari degli altri Zeiss. Partiamo dalla distorsione che non importa alle immagini, abbiamo solamente un leggerissimo accenno se proprio lo vogliamo cercare e vogliamo mettere i puntini sulle i. Quindi distorsione quasi inesistente, però la vignettatura, come tutti gli altri Milvus o i macro planar che abbiamo visto insieme, la vignettatura è molto molto invadente, specialmente all'apertura maggiore. Le immagini sono proprio sature di questa distorsione, di questa aberrazione, e sono quasi sottoesposte di 1-2 stop da quanto è invadente la vignettatura, però basterà chiudere il diaframma, già a 2-2,8 ce ne liberiamo quasi completamente, e arrivando a 4 dovremo risolvere completamente la cosa. Per quanto riguarda invece la nitidezza, è una prestazione fra le prestazioni migliori perché è molto molto buona già all'apertura focale maggiore, anche se abbiamo un leggero calo di nitidezza in questo range di aperture, quindi nelle aperture maggiori, perché anche al centro abbiamo dei dettagli un po' più morbidi, mentre agli angoli la morbidezza si fa proprio vedere, è proprio palese che i dettagli siano più morbidi. E per risolvere la cosa al centro basta chiudere poco il diaframma, già 2.284, volendo essere sicuri risolviamo la nitidezza, però per gli angoli dobbiamo spingerci oltre e 5, 6, 8 sono le aperture diciamo consigliate, 8 proprio se vogliamo la perfezione. Per quanto riguarda le aberrazioni, anche qui ha quel piccolissimo disturbo come su 50 mm, quindi abbiamo un leggero accenno di aberrazioni nelle zone ad alto contrasto, quindi nei riflessi, oppure se le highlights sono parecchio, diciamo, sono delle fonti di luce molto intense e le troviamo nello sfondo, abbiamo questi accenni di aberrazioni che comunque sono semplici da correggere, non sono niente di particolare, basta un qualsiasi programma di post-produzione. Per quanto riguarda i flare invece, gestione perfetta, veramente il minimo accenno, non ne abbiamo veramente il minimo accenno, zero flare su tutta la superficie delle foto. C'è anche il paraluce se proprio vogliamo essere sicuri, dato in confezione come su tutti gli altri Zeiss Milvus. Quindi flare veramente non c'è nella minima traccia, anche mettendo il sole nell'angolo della foto. Per quanto riguarda invece la parte più importante dell'obiettivo, ovvero il bokeh, quello su cui l'obiettivo punta maggiormente, è un bokeh veramente eccezionale, bellissimo, morbidissima la parte a sfocata, mentre nitida la parte a fuoco, e quindi c'è questo contrasto che crea questa sensazione di tridimensionalità molto piacevole.
Anche le highlight sono molto morbide, entrano veramente bene nel contesto dello sfocato, quindi dà un effetto di sfocato veramente, veramente piacevole. D'altronde è uno Zeiss e insomma si deve far valere. Quindi, obiettivo eccezionale, tranne quel piccolo difetto della vignettatura, un po' pesantuccio, però ci si fa subito l'abitudine, non è una cosa diciamo così drastica. Se avete domande comunque sull'85 mm di f/2 pure, come avete potuto vedere non è una lente, un macro planner, quindi non è per macro perché non ha diciamo le caratteristiche necessarie. Infatti la minima distanza di messa a fuoco è 80 cm, per esempio, è una lente per ritrattistica e perché no fotografia di strada. Comunque, se avete domande, fatele pure, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto o comunque se volete rimanere aggiornati su quello che facciamo. Io questo video lo concludo qui, uscirà anche l'articolo sul nostro blog, vi lascio il link in descrizione, almeno vi potete vedere le immagini a una risoluzione maggiore perché tanto YouTube le rovina. E quindi niente, vi saluto qui e ci si vede al prossimo video. Dallo è tutto, arrivederci.